un Donida che fin dall'inizio ci fa capire che è in giornata, Rossano. Grandi, grandi giocate anche da parte sua, grandi intuizioni. Ottimo, bellissimo, lo vediamo. Marazzo per Donida. Donida cerca di concludere la rete. Parata miracolosa di Lazzarini. Adesso Dell'Anna, serve il calcio d'angolo, salta Pagano, adesso c'è la mischia in area, la rete! Gol! È gol di Scetti, è lui che ha messo il pallone in rete e Crema che passa in vantaggio. Ripartenza molto veloce da parte del Verdello, c'è Cooper, riesce a saltare benissimo Pedrocca, attenzione Cooper, riesce a involarsi verso l'area, il tiro e la parata di Albigini, occasionissima per il Verdello al 22esimo del primo tempo. Adesso c'è Pedrocca che è libero, decide di sedere Marrazzo, ecco il pallone che arriva sotto i suoi piedi, la conclusione a rete di Carmine Marrazzo. Vede libero sulla sua destra Donida, decide di servirlo perché c'era un muro davanti a lui, Donida scodella il pallone in mezzo all'aria, c'è l'intervento di testa da parte di Pagano e il pallone che si impenna alto sopra la traversa. Grande recupero di palla ancora una volta da parte di Dell'Anna, adesso che arriva in attacco decide di servire al centro, c'è Marrazzo che recupera il pallone, la conclusione a rete, si impenna ancora una volta. Dell'Anna è Mancino. Vediamo cosa cerca di fare, chiude a rete e bella, bella la punizione, ben giocata. C'è Tengattini che recupera il pallone, situazione di pericolo per il Crema. E adesso il pallone arriva su Spampatti, libero sulla destra, che mette al centro. Attenzione, parata incredibile da parte di Albigini, miracolo, miracolo del portiere del Crema. Lascia ritornare ancora Donida. Triangolazione con Pagano, Pagano la mette al centro, recupera il pallone Zenga, cerca di concludere la rete, arriva Scetti ed è ancora lui! Doppietta di Scetti! Adesso Pedrocca recupera ancora la palla per Nardi, Nardi entra in aria, si libera, la conclusione a rete, bellissima la parata, ma grande azione. Adesso il Verdello cerca di tornare ancora in attacco. Si lotta sulla linea dell'area, riesce a concludere la rete e ancora una volta una parata bellissima da parte di Albigini. Nardi recupera un grande pallone a metà campo, attenzione se la allunga leggermente, ma riesce a saltare lo stesso l'uomo, arriva al centro dell'area, è davanti al portiere, il tiro ed è il gol! Altro Eurogol di Mattia Nardi! Abbiamo questa punizione, la posizione molto appetitosa, il tiro di Zenga del gol! Rete di Jacopo Zenga direttamente su punizione ed è 4-0 per il Crema. Grande, grande Zenga, se lo meritava, che ha giocato molto.